Così, Giacobbe, la situazione dei migranti a Nicosia e il referendum che avevate proposto, a che punto siamo con questa proposta? Era un cambio di regolamento, dovete fare alcune modifiche al regolamento comunale. A che punto siamo con queste modifiche e se poi dopo ci sarà questo referendum? Allora, purtroppo mi dispiace sottolinearlo, il regolamento in questione non è proprio un cambio, cioè stiamo scrivendo esattamente, il dirigente competente al settore sta scrivendo di proprio pugno ex novo l'intero regolamento che era mancante. Quindi quasi certamente questo impiegherà un lasso di tempo che potremmo raggiungere nell'arco di un mesetto, però chiaramente siccome lo stiamo facendo bene e ancora non abbiamo neanche iniziato, quasi certamente non sarà una consultazione fattibile nell'arco di un breve tempo, anche perché si devono prevedere le somme in bilancio. Noi comunque siamo fortemente determinati ad colmare questa lacuna dal punto di vista comunale per far esprimere i cittadini. Per quanto riguarda la questione dei migranti, io purtroppo mi devo rammaricare, qua si sta parlando di accoglienza. Io direi invece, senza scadere nella volgarità, che quello che si vuole fare a Nicosia da parte di alcuni falsi filantropi è la falsa accoglienza che potremmo equiparare ad una raccolta, tra virgolette, anche se questo termine è veramente antipatico, di persone per aumentare i servizi, per aumentare il business in questo tentativo di accoglienza. Io non voglio dire una frase scontata, ma sin dall'agosto dell'anno scorso noi avevamo visto lungo quando avevamo indicato in un errore territoriale quello che il comune di Nicosia non andasse a vigilare su quelle che sono le azioni di singoli soggetti privati per andare ad accogliere, che per me è raccogliere, questi migranti. Cioè il comune, anche se riconosco a me stesso e ne voglio dare atto senza alcun timore di smentita, che su alcune materie e su alcune normative il comune e in questo caso l'amministrazione comunale non ha alcuna voce per essere interpretato o interpellato, per meglio dire, però è altrettanto vero che molti sindaci dei paesi vicinori hanno alzato il tiro, stanno mandando delle comunicazioni anche a Sua Eccellenza il Prefetto oppure si stanno rivolgendo all'assessorato competente, perché non è possibile continuare in questi termini che ciascuno nel proprio appartamento vorrebbe accogliere. Io ripeto, a dire non è accogliere ma è un'accoglienza indiscriminata, è un business di servizi. Purtroppo io devo registrare anche che la città di Nicosia anche su questo tema è dormiente, perché non si comprende chi dovrebbe prendere l'iniziativa, cioè se i due o tre consiglieri comunali della minoranza, Giacobbe, Lagiglio e Lovotrico, sottolineano queste problematiche, siamo razzisti e siamo le persone litigiose, però durante il giorno, parlando con le persone, tutti hanno questo timore, vogliono capire che cosa succede, che cosa si fa, qual è l'idea di accoglienza che c'è nel comune di Nicosia. Io da notizie che ho so che altre due strutture si stanno preparando a ricevere dei migranti non accompagnati minori, poi qua sono tutti minori, ma vorrei capire chi ci dà l'esatta contezza della caratura anagrafica di questi soggetti. Purtroppo io invito la cittadinanza anche a svegliarsi e inviterei la cittadinanza anche ad un consiglio comunale aperto su un confronto. Io personalmente sono assolutamente contrario a questa accoglienza indiscriminata. Ci stanno togliendo i servizi dal comune di Nicosia, ci stanno lasciando i problemi e i problemi sono anche questi. L'adesione del comune allo SPRAR ha permesso però di evitare che portassero i CAS. Da questo punto di vista, che cosa dite come opposizione? Allora, noi cosa diciamo? Diciamo quello che avevamo detto l'altra volta, intanto che era imminente un cambio da parte della normativa vigente, che poi il CAS, non tutte queste sigle assolutamente incomprensibili, allora non è vero che automaticamente ci mandavano 200 persone, 300 persone, perché questo non è vero? Perché in effetti con la teoria dei minori non accompagnati le 200 persone stanno venendo lo stesso. Io non voglio creare allarmismi, non voglio diffondere voci che non hanno un riscontro numerico attualmente, però da quelle che sono le richieste di cambio di destinazione d'uso di alcune strutture, mi sembra che su questi numeri ci siamo. Ma quello che noi contestiamo in maniera ferma
ferma e decisa è che non è possibile che a Nicosia si voglia trasformare il territorio di Nicosia in questa accoglienza indiscriminata, quando invece probabilmente se venivano imposte dei riferimenti numerici da parte del prefetto doveva trovare le condizioni per andarci a imporre. E quindi noi cosa sottolineiamo? Sottolineiamo che da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco, ci deve essere un interessamento, non si possono lasciare le mani libere, ovviamente con i limiti di quelle che sono le normative vigenti, altrimenti ciascun falso filantropo potrà richiedere di avere assegnati dei minori non accompagnati, si potrà richiedere di avere delle strutture che non sono, secondo il nostro punto di vista, strutture tutte trasformabili in centri di accoglienza, e quindi noi ci potremmo trovare ad avere dei soggetti in una quantità numerica assolutamente incontrollata. E questo, secondo me, l'amministrazione comunale non può lasciare le mani libere, ma deve concordare questi aspetti anche con i privati che richiedono in tutte le zone di Nicosia la presenza di minori non accompagnati. Poi sulla normativa, come lei bene ha fatto una distinzione, quell'allarmismo che inizialmente si era creato con quella delibera, dove a un certo punto si diceva che se noi non andavamo ad aderire immediatamente qua la città sarebbe stata piena di soggetti che sono questi migranti, allora quindi questo svuota la nostra teoria. Se noi non abbiamo certezza di quelli che sono i numeri, non abbiamo neanche certezza di quelli che possono essere le persone, anche soggetti privati, che possono fare queste richieste.